Lo scrittore catalano Manuel Vázquez Montalbán, alla facoltà di antropologia dell'università, abbiamo incontrato Marcos, portavoce degli zapatisti e stratega in caso di guerra. Voi, secondo molti osservatori, avete rappresentato il prologo del popolo di Seattle, di Praga, di Nizza, di Sydney, di Davos, di Cancun, di Trieste e di Genova nel prossimo luglio. È così? Avete sentito un vento che soffiava? Ed era normale che voi avvertiste per primi ciò che in altre parti del mondo era solo l'inizio di un risveglio? Non amiamo definirci come qualcosa di lineare nel tempo, nel senso di segnare una rottura e poi seguirla. Ci siamo sempre sentiti solo un sintomo e siamo molto consapevoli di ciò che siamo. Se abbiamo saputo costruire tutto questo, intendo quello che abbiamo messo in marcia il primo gennaio del 94 e poi portato avanti in questi 7 anni, dobbiamo anche pensare che ci deve essere stata altra gente in altre parti del mondo capace di fare le stesse cose. Noi interpretiamo Seattle, il primo gennaio del 94, Nizza e tutto il resto come sintomi o eruzioni di fenomeni che stanno montando più in basso. Il problema che segnaliamo è che ormai dire di no non basta più. Il primo gennaio del 94 e poi tutti gli altri avvenimenti sono stati modi di dire no alla globalizzazione, no a questa irragionevolezza. Però sta diventando sempre più urgente dire va bene, questo no, però allora che cosa è sì? In questa direzione è andato per esempio il forum di Porto Alegre. Non si tratta più di dire solo no alle cose, ma di costruire forme diverse di confrontarsi. Faccio l'esempio dei municipi autonomi da noi proposti, che non sono semplicemente una forma di resistenza, un no a un'imposizione del potere, ma anche un modo di creare le proprie forme di organizzazione sociale. Forse siamo modesti quando affermiamo che non siamo stati il prologo di una nuova fase, ma uno dei sintomi. Tuttavia, se proprio vogliamo considerare il nostro movimento dal punto di vista cronologico di un calendario, è vero che è stato il primo di questi avvenimenti, di questi eventi. I compagni e le compagne che vedete qui sono stati, sono e continuano ad essere la base dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Sono stati loro quelli che ci hanno sostenuto dalle montagne e dalle colline dove si è sviluppato l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Un esercito con i fuciletti di legno, dove per la prima volta erano arruolate anche ragazze e volontari impegnati nella selva lacandona in campagne per la salute e l'educazione. Fu presentato al mondo nell'estate del 96 in un inconsueto summit antiglobalizzazione nel villaggio della Realidad. Pochi mesi prima Marcos così aveva spiegato le ragioni di un movimento di liberazione che aveva scelto la guerra ma già sognava la pace. E le loro richieste sono un tetto, cibo dignitoso, terra, lavoro con un salario giusto, attenzione per la salute. Il caso di Chiapas per quanto riguarda la salute è scandaloso. E poi l'educazione, la diserzione della scuola elementare è enorme e l'indipendenza. Noi pensiamo infatti che l'indigeno, nel caso del trattato di libero commercio, è la amarilla, cioè la mancia, è il rivete, come si dice in Chiapas. Per il paese, per il liberalismo di Salinas de Gortari riguardo agli indigeni, si può assolutamente prescindere, ignorarli, possono morire o non morire, non ha importanza. Non c'è nel trattato di libero commercio né nel progetto economico globale di questo paese un passaggio che includa gli indigeni come esseri umani o come cittadini di prima classe o anche solo come cittadini e basta. L'uso raffinato dei mezzi di comunicazione fatto da Marcos, inusitata figura di portavoce delle popolazioni maya che i servizi di sicurezza del Messico sostengono essere Sebastián Rafael Guillén, ex giovane professore universitario, faceva in modo che le notizie sulla sollevazione in Chiapas arrivassero dall'estero prima che dai giornali e dalle TV messicane, peraltro elusivi sulla rivolta. Il presidente messicano dell'epoca, Carlos Salinas de Gortari, anch'egli convinto assertore del neoliberismo, aveva firmato il NAFTA, il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti e il Canada, che avrebbe dovuto portare il paese nel primo mondo e invece lo aveva precipitato in una crisi senza ritorno. Così questa emergenza, sfuggita di mano al ministro dell'interno González Garrido, ex governatore del Chiapas, come suo padre e suo nonno, aveva convinto all'inizio il governo a usare una repressione dura contro un movimento di poveri cristi.
Poi però il desiderio di dialogo aveva prevalso, suggerendo un cessate il fuoco, e il movimento zapatista aveva cominciato a essere un punto di riferimento per coloro che nel mondo si ribellano alle ingiustizie e alle sopraffazioni. Però voi, quando proponete la cultura maya, alcune forme di vivere o di esprimersi della cultura maya, state offrendo qualcosa. Non vi limitate a dire no alla globalizzazione, siete fra i primi a segnalare si può fare così, si può seguire questo percorso. Quando lo facciamo, noi pensiamo sempre soltanto al nostro orizzonte. In un modo o nell'altro siamo sempre stati discreti e abbiamo resistito all'idea che la proposta degli zapatisti potesse essere recepita come il nuovo decalogo, in questo caso della sinistra o delle forze progressiste. Noi insistiamo sul fatto che questo modello possa essere utile al nostro quotidiano, quello cioè delle popolazioni indigene e per alcuni versi di altre zone del territorio messicano. Credo sinceramente che a livello mondiale i nostri no si sommino semplicemente con tutti gli altri che provengono dal resto del pianeta, mentre i sì debbono ancora essere individuati. Intuiamo per esempio che in Brasile ci siano dei sì in fase di costruzione, come nella nostra selva Lacandona ci siano affermazioni che si stanno concretizzando e che lo stesso stia accadendo in Europa. Non crediamo però che tutti questi sì possano articolarsi in un unico corpo mondiale, anzi non consideriamo questa eventualità auspicabile, non crediamo insomma che alla globalizzazione si debba opporre una nuova internazionale. La forza che ha ottenuto il movimento zapatista si basava sulla capacità di convocazione della società civile, puntando su quei settori della società che potevano diventare una nuova avanguardia critica, sensibile ai problemi degli indigeni, ma anche della globalizzazione. In particolare, in generale, lo che abbiamo parlato della globalizzazione. Fino a che punto la marcia ha rafforzato questa impressione, cioè che la società civile stia appoggiando il movimento zapatista? Il problema è allo stesso tempo teorico e pratico. Quando noi lanciamo un appello alla società civile, la classe politica pensa normalmente la società a cui gli zapatisti s'appellano non esiste perché non è un attore politico, almeno secondo i criteri con i quali la classe al potere concepisce un attore politico. Infatti la società civile non ha una sede, non ha rappresentanti in Parlamento, non ha una capacità di mobilitazione organica, non è quindi una realtà politica. Nel momento in cui le ZLN convoca la società civile, lancia, secondo chi comanda, un appello a qualcosa che non esiste. Quello che però la politica tradizionale non considera è che le ZLN non parla dalla tribuna della classe di potere ma dal basso, per cui quello che facciamo quando parliamo alla società civile è cercare di interpellare tutte quelle persone che per i politici sono interessanti soltanto durante i periodi elettorali. Insomma, quel cittadino comune al quale è concesso di occupare un posto solo quando deve pagare un prezzo. Ed è il prezzo che paga quando deve eleggere un candidato, un rappresentante alla Camera, un senatore o un aspirante alla presidenza o a qualunque altra carica elettiva. Questa ripresa sarà molto bella. Così, ogni volta che abbiamo fatto un appello alla società civile abbiamo ottenuto dei risultati. In questa marcia, per esempio, abbiamo conquistato tutti i piedi che ci hanno permesso di arrivare fin qui. E in questo percorso la stessa società civile insieme a noi e alle popolazioni indigene ha accresciuto talmente la capacità di convocazione da superare le nostre previsioni più ottimistiche. Si è creata una miscela esplosiva di aggregazione, non di insurrezione. Si sono unite, infatti, le ZLN e le sue richieste, il suo uso del linguaggio, le sue impostazioni politiche, le istanze delle popolazioni indigene e una società civile ansiosa di partecipare in veste di attrice e non più solo di spettatrice. Questa miscela ha attirato ovunque più gente e ha provocato un fenomeno che ora sta impaurendo il governo e, detto tra parentesi, anche noi. Y dicho sea de paso también a nosotros. È il maneggio di un linguaggio nuovo, in politica, quello che Marcos afferma spiazzando la politica messicana e la comunicazione di tutto il mondo anche in questo giorno di incredibile conquista di Città del Messico.